L'Alpa è a rischio? In questi giorni sta serpeggiando la notizia che l'evento più importante dell'estate valsesiana potrebbe non vedere la luce. Ed è subito salvate il soldato Ryan. Diversi sindaci, capitanati dal vice sindaco di Gattinara Daniele Baglione, vorrebbero unire le forze dei comuni per creare un sistema virtuoso in cui ci si aiuta nell'organizzazione dei diversi eventi. L'Alpa, l'uva, la fattoria in città, il carnevale di Borgosese, il carnevale storico di Santià, la fiera di Doccio, sono tutte manifestazioni fondamentali per il nostro territorio, senza le quali il nostro territorio non avrebbe vetrine, non soltanto nel periodo della manifestazione, ma in generale poi per tutto l'anno, perché sono punti di riferimento per le persone che abitano qui e sono punti di riferimento anche per le altre manifestazioni più piccole a cui fanno da traino durante tutto l'anno. Quindi è fondamentale tutelarle. Dopo aver sentito che c'è in discussione la possibilità di non realizzare l'Alpa, è evidente che ci siamo subito mossi, perché l'Alpa, insieme appunto alle altre manifestazioni del territorio, l'abbiamo detto prima, sono fondamentali. Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è che non possiamo pensare che sia una manifestazione soltanto della città di Varallo, ma è una manifestazione dell'intero territorio della Valsesia, ma in generale della provincia di Vercelli. E siccome a Gattinara si fa una manifestazione molto importante come l'uva e a Vercelli se ne fanno delle altre, l'idea è quella di unire le nostre manifestazioni non dal punto di vista dell'organizzazione naturalmente artistica, ma mettere a sistema quello di cui abbiamo bisogno, per cui riuscire a coordinarci dal punto di vista degli sponsor oppure dal punto di vista delle regole della sicurezza, per noi potrebbe diventare determinante e darebbe un supporto a tutte le manifestazioni, non soltanto le nostre, ma anche a quelle che ci gravitano attorno. Come sapete, il mio motto è Uniti si vince, che non è soltanto un motto, ma è la necessità di unire insieme tutto il territorio e quindi le amministrazioni del territorio per affrontare tutte le problematiche che possono ricadere sul nostro territorio, ovviamente le più importanti, dalle manifestazioni, quindi in generale dal turismo, poi ad arrivare alla sanità, ai trasporti. Cioè, se parliamo con un'unica voce siamo forti, diversamente siamo soltanto un po' di persone che abitano nel territorio, sempre più piccoli e con il rischio di perdere servizi e attrattività per il futuro. Per ora dall'organizzazione di Alpa nessuna replica, ma rimaniamo in attesa di vedere come evolverà la vicenda.